Mr. Stanley, quanto i robot sono presenti nella nostra vita oggi? How present are the robots today in our lives? They're getting more capable than they've ever been. Sono diventando più capaci di sempre. But they're of a new kind that bear little resemblance to old-fashioned ideas of robots. Però non assomigliano più a quelli di una volta antichi. It's a very exciting time in the robot world. È un tempo molto interessante nel mondo di robot. They're getting cheaper and faster, and they're being built in new ways. Sono più economici, più rapidi, e si stanno costruendo in modi diversi. In parte già risposto, ma da qui a 20 anni che evoluzione ci attende? In 20 years, what kind of evolution are you expecting? Well, as my colleague William Gibson says, the future is already here. It's not well distributed. Come dice il mio collega William Gibson, il futuro è già presente, però non è distribuito bene. We're seeing things now like flying military drones and the Google self-driving car. Noi vediamo adesso i drone militari volanti e le macchine Google che si guidano da sole. It's very common for these advanced and expensive kinds of technological innovation to become cheaper and more widespread. Allora, quello che sta diventando questione di tutti i giorni è che queste aggeggi molto cari stanno diventando sempre più semplici e più economici. They will be civilianized and commercialized. Diventeranno commercializzati ad uso di civili. And they will spread into areas of life where they have never been before. E entreranno nei campi di vita dove prima non ci stavano. E lei ha detto no brain, non avranno il cervello, questo lo conferma, e raccoglieranno sempre più dati. And you're saying they have no brain and they will collect more data? Yes, that's right. They're dependent on big databases and they don't think for themselves. È vero, quello che ho detto, non dipendono dai big data e non pensano per se stessi. They don't really need a brain. It's like thinking that your printer can write a book when it prints a book. Non hanno bisogno di un cervello, è come dire che la tua stampante ha bisogno di cervello perché deve stampare il tuo libro. You really don't want your printer to invent the book, you just want the printer to carry out the act of printing. Tu non vuoi che la tua stampante inventi un libro, tu vuoi che sia efficiente a stampare il tuo libro. Distruggeranno i nostri lavori? Are they going to destroy our jobs? They've already destroyed a lot of our jobs. Hanno già distrutto un sacco di nostri lavori. I mean, we're in a period of considerable industrial disruption. Noi siamo in un periodo di disgregazione industriale molto significante. I would point out that the Chinese are very busy building robots right now. Direi che i cinesi in questo momento sono molto molto presi da costruire i robot. They have a lot of assembly jobs in China, and they're really trying very hard to replace them with other means of production. Hanno delle catene di montaggio basate su robot e lo fanno ovunque. Lei ha parlato anche di un esempio italiano, ha parlato di Arduino. Che cos'è Arduino e se questo è il futuro? You spoke about Arduino. What is an Arduino? Is this a future? Well, the Arduino is a device that can translate software into electrical signals. L'Arduino è un progetto che può trasformare software in impulsi elettronici. So it can control machines, it can control printers, it can control robots even. Quindi può controllare macchine e i robot. So I think it's a significant development. Not that it's new, because it isn't new, but that it's much, much cheaper than in the other one. È un sviluppo molto importante, non perché sia nuovo, perché non è poi così tanto nuovo, però quello che è nuovo è che è molto economico. And since it's open source, it has a different economic model of development than earlier kinds of control systems did. Ed essendo un open source, quindi ha un modello economico che è diverso dagli altri panel di controllo di una volta. It's an exciting development, I take it very seriously. È un sviluppo molto molto eccitante e io lo prendo molto seriamente. I've known who Massimo Bonzi is, I've been very aware of his activities for a long time. Io da un sacco di tempo conosco Massimo Bonzi e quello che lui fa. I'm happy that Italians are now beginning to recognize his important role. E sono molto contento che anche gli italiani in questo momento riconoscono la sua importanza. He used to be more famous in New York City than he is in Rome. Una volta era più famoso a New York che a Roma.
But after going to Maker Faire in Rome, I don't think that's the case anymore. Ma dopo la Maker Faire a Roma, credo che non sia più il caso. E può dirmi un ultimo, un esempio concreto di applicazione di questo Arduino? Can you give me a concrete application of Arduino? Well, they're often used to control 3D printers. Molto spesso la stampante tridimensionale è usata per... They can be used to control home automation systems. Oppure sistema di automatizzazione a casa. Telephones, stereo systems, televisions. Stereo, televisioni, tutto quanto. Cooking devices, the kitchen, the bedroom. Sala da camera da letto, in cucina, ovunque. There are a great many of them for different specialized uses. Something like them will stay. Alcuni rimarranno anche nel futuro. Grazie, thank you so much. Sure, good luck with that.